Oggi ho il compito di presentarvi un nuovo yacht. Il mio lavoro potrebbe essere facilissimo perché è bellissimo, ma potrebbe essere anche molto difficile perché è velocissimo. C'è una cosa di cui sono certo, è ricco di tecnologia e non vedo l'ora di pilotarlo. Questo è il Pershing 8X e tutto ciò che stiamo per vedere è lo stato dell'arte. Lo scafo è costruito con infusione di resina epossidica e il ponte e la coperta sono di carbonio per ridurre il peso e quindi favorire le prestazioni, nonché abbassare i consumi e migliorare la stabilità. Ma Fulvio De Simoni, il designer, e il dipartimento engineering del gruppo Ferretti hanno sfruttato le proprietà del carbonio anche per cambiare le forme e per sorprenderci. La tuga ha pochissimi montanti e la visione del panorama è quindi totale. Qualche dato. Lunghezza 25,55 metri, larghezza 5,86 metri, dislocamento 57 tonnellate. Due motori MTU a 16 cilindri da 2638 cavalli e propulsioni di superficie Top System. È stato progettato e costruito secondo le specifiche della categoria CE A. Secondo me questo nuovo modello è ancora più Pershing. Intendo dire che sull'8X, con i materiali, con le forme, con queste linee più nette e con le tecnologie che tra poco proveremo, hanno sottolineato ancora di più il carattere unico di questo brand. Possiamo definirlo Sport Fly, perché ha il fly, ma nessuno può mettere in dubbio la sua linea sportiva. A proposito, guardate come si sale. Lo comprerei solo per questa scala. L'ha disegnata una mente geniale. Qualcuno starà sognando di pilotarlo all'aria aperta, da quassù. Qualcun altro invece starà sognando di stendersi su questo prendisole. Beh, dipende se siete un tecnico o una top model. Sulla prua l'immancabile prendisole, cui si aggiunge un divano. Il pozzetto è tutto a vostra disposizione, ampio e sgombro, con un prendisole oppure due, perché il tavolo si abbassa e diventa un secondo solarium. Nel garage c'è posto per un tender Williams Sport Jet da 345 cm e una moto d'acqua. Ora entriamo e facciamo sparire la finestratura di poppa. Ogni elemento di questo salone è affascinante, oppure tecnicamente molto interessante. I meccanismi vanno oltre l'immaginabile. Ogni complemento di arredo è espressione della accurata ricerca di uno stile preciso e diverso dal comune. Guardate come hanno coordinato le maniglie degli sportelli e i corpi illuminanti. Hanno reso originale anche il divano con una penisola. Ci sono quattro sedie attorno al tavolo da pranzo, ma c'è posto per sei. Scendiamo nell'armatoriale. Questa è la cabina più importante e le hanno dedicato 20 metri quadrati di superficie. Per capirne meglio le dimensioni, un dato: il letto è largo 180 cm. Ci sono molti contenitori, una chaise longue e la zona beauty. La cabina armadio e il bagno la separano dalla sala macchine. Sul ponte inferiore ci sono poi altre tre cabine, due doppie con possibilità di aggiungere il terzo letto a ribalta sulla paratia e una VIP a prua con bagno en suite. Anche qui l'altezza è superiore ai 2 metri. La cucina ha una scala di accesso indipendente ed è collegata direttamente al quartiere equipaggio con tre posti letto in due cabine e da qui si accede direttamente alla sala macchine.
c'è chi pensa che gli yacht siano fatti, oltre che per navigare, anche per mangiare, per dormire, per prendere il sole, andare a fare il bagno. Chi ha disegnato questa plancia invece ha pensato che questo yacht dovesse essere anche bello da pilotare. Guardate questa timoneria, è tecnologica come un'astronave, è elegante come una suite, è panoramica come una terrazza affacciata sul mare e poi è confortevole come una poltrona Frau. Il parabrezza è larghissimo e non ha montanti al centro. Sopra il tettuccio di cristallo, apribile. In plancia la tecnologia di Top System, di Onyx, Naviop Simrad e Xenta. Tutte queste aziende, collaborando con Ferretti Group, hanno portato allo sviluppo dei sistemi di controllo e comando degli yacht. Il sistema di propulsione è composto da due motori MTU da 2636 cavalli ciascuno, accoppiati a propulsioni di superficie, e sappiamo che con questo sistema di trasmissione il controllo dell'imbarcazione richiede una certa esperienza, soprattutto in fase di manovra. Ma qui c'è il joystick. È un prodotto di Xenta, controlla contemporaneamente l'elica di prua, l'elica di poppa e le trasmissioni, invertitori e acceleratori. Si possono compiere tutte le manovre, da quelle più semplici, come la rotazione dello scafo sul posto, a quelle più complesse, come la traslazione laterale e addirittura i movimenti combinati, spostamento e rotazione. Al joystick è abbinata anche la funzione Dynamic Position System, che permette di mantenere l'imbarcazione ferma in una determinata posizione, ma anche in una determinata direzione, meglio della classica ancora. Ogni volta che spingo in avanti il comando joystick, imposto un regime di giri superiore e quando lo rilascio, automaticamente viene mantenuto. Se voglio ridurre, sposto indietro il comando. È un modo molto delicato e preciso di condurre l'imbarcazione e di impostare la velocità. Ma non basta, posso utilizzare lo stesso comando anche per virare. Se procedo a lento moto, ogni volta che imposto l'accostata, viene mantenuta e la virata prosegue. Se invece la velocità è superiore, dopo aver impostato la virata, quando rilascio il comando, la barca torna in traiettoria. Ecco come si muove la ruota di timone. Pilotare un grande yacht così potente con propulsione di superficie potrebbe essere impegnativo, richiede un po' di esperienza. Perché? Perché bisogna regolare l'inclinazione degli assi di trasmissione e magari gestire anche i flap per portare l'imbarcazione implanata, alle andature di crociera e poi alla massima. Ma tutte queste regolazioni, se volete, potete risparmiarvele. C'è il comando Easy Set, un controllo automatico di tutto il sistema propulsivo e del trim dell'imbarcazione. Sto accelerando, siamo nella fase di planata e il sistema ha portato le trasmissioni verso il basso, ha completamente abbassato anche i flap, proprio per dare più sostentamento alla poppa. E adesso, mano a mano che accelero, ecco che cambiano tutte le regolazioni. Io non sto facendo nulla, sono comodamente seduto in poltrona, al comando di questo Pershing 8X. Hanno lavorato molto sulla carena di questo scafo, è completamente nuova. È un po' più larga del precedente modello di pari misura e questo le attribuisce un maggiore sostentamento a poppa, quindi un assetto già più regolare, già ottimale alle basse velocità, come questa, 20 nodi.
I motori sono a 1570 giri minuto. È fin troppo semplice da guidare ed è perfettamente stabile, silenzioso. Di solito le velocità di crociera degli yacht sono tra i 20 e i 25 nodi, ma se sei su un Pershing devi tararti su un altro livello. Quindi partiamo a considerare andature di crociera quelle almeno superiori ai 30 nodi. E proprio a 30 nodi il consumo di carburante è di circa 21 litri per ogni miglio. I motori sono a 1850 giri minuto. Io continuo a godermi la navigazione senza essere per nulla impegnato. Bello di questo yacht è che continui a dare gas, continua ad accelerare, continua ad emozionarmi. Siamo a 40 nodi. E sorprendentemente il consumo di carburante è rimasto costante, sempre intorno ai 21 litri per ogni miglio di navigazione. Siamo ancora in un regime di crociera, 2100 giri minuto. Avete notato che non ho toccato il timone? Anche a questa altissima velocità non sono costretto a regolare, a correggere la ruota di timone per mantenere una traiettoria. Lo fa automaticamente il sistema AutoCourse di Xenta. È fantastico! Proviamo a vedere se funziona anche alla massima velocità. Lascio che tutto venga gestito ancora dal comando EasySet di Top System e vediamo cosa succede. I flap sono stati eliminati completamente. Le trasmissioni sono state portate in superficie, come devono essere. Si chiamano così perché l'elica deve ruotare proprio a livello dell'acqua e in questo momento la velocità è di 47 nodi. Forse è arrivata l'ora di correggere un po' il sistema. Tiriamo un po' più su i trim. Aumenta leggermente il beccheggio dello scafo perché oggi c'è un po' di onda, ma sale anche la velocità. Siamo già a 48 nodi. Che scia spettacolare! Che sensazione fantastica! E sono sempre qui, rilassatissimo. Se state cercando uno yacht che sia solo affascinante da mostrare all'ormeggio, cambiate brand. Se invece cercate uno yacht che vi dia delle emozioni e che sia eccezionale da pilotare, allora scegliete questo. Non ve ne pentirete.